Non si arresta la lunga scia di furti in città e provincia e i bottini sono sempre più ingenti. In un appartamento in zona farnesiana sono stati rubati gioielli per 10.000 euro. I proprietari si sono accorti del colpo dopo il loro rientro a casa ieri sera. La stanza da letto era soqquadro e a quel punto il pensiero è andato al cofanetto dei gioielli che, pur nascosto, era però stato completamente svuotato. Da un'abitazione di Roncaglia sono invece stati sottratti diversi fucili da caccia senza munizioni, il bottino, due carabine e un fucile. Un altro colpo è stato messo a segno in un'abitazione di Mortizza dove i ladri hanno messo tutto a soqquadro. Ma il colpo più ingente lo ha subito il negozio di biciclette Mazzoni di Roveleto di Cadeo. L'allarme è scattato nel cuore della notte intorno alle 3.30. Ignoti si sono introdotti nei locali e sono riusciti a far sparire 8 biciclette sportive per un valore di circa 40.000 euro. Quando sono arrivati i carabinieri si erano già dileguati con il bottino.